È la piazza degli invisibili, come abbiamo detto, diritti senza confini, la piazza degli esclusi, la piazza di quelli che vivono nella povertà, la piazza di quelli che vivono la disoccupazione, la piazza dei dannati delle politiche di austerità. È la nostra piazza, è la nostra giornata, una manifestazione popolare, di massa, una manifestazione che dopo quasi circa 10 anni mette insieme migranti, profughi, disoccupati, famiglie, persone che vengono colpite dalle misure repressive, tutti uniti insieme per chiedere diritto alla casa, permesso di soggiorno umanitario per i profughi, regolarizzazione, welfare e soprattutto stop alle norme repressive, quindi per la libertà di tutti noi e contro l'antirazzismo e per la giustizia sociale. È la nostra manifestazione, una manifestazione che attraverserà le strade di Roma con una dimensione meticcia per affermare ancora una volta che siamo la soluzione e noi i problemi, e soprattutto per ribadire che questa Europa, l'Italia con le sue misure politiche, stanno portando non soltanto questo paese alla deriva, ma per dire che le loro misure in realtà sono il vero problema per la giustizia sociale, per la libertà e soprattutto per ribadire ancora una volta che l'antirazzismo e la giustizia sociale non possono che essere coniugati insieme. Quindi sarà una manifestazione pacifica, popolare e di massa.